Ciao a tutti gli amici del blog di Grillo, io sono Biagio Simonetta, ho 30 anni e sono uno scrittore calabrese. Questo è il mio libro, si chiama Faide, l'impero dell'Andrangheta. Perché un libro sull'Andrangheta? Perché il fenomeno della criminalità organizzata che ha devastato e continua a devastare la terra in cui sono cresciuto troppo spesso non trova spazio nel giornalismo e quindi la letteratura può essere l'alternativa. Per parlare di 'Ndrangheta potrei stare qui anche 2 giorni a raccontarvi fatti. Mi piace individuare in questo momento la 'Ndrangheta in 4 fasi salienti. Una è l'emigrazione forzata. Poi c'è l'internazionalizzazione dell'Andrangheta, cioè l'Andrangheta in Lombardia e l'Andrangheta in Germania o nel resto del mondo, il porto di Gioia Tauro e le morti innocenti. La Calabria è una delle regioni col più alto tasso di morti ammazzati in Europa. Negli ultimi 3 mesi, da giugno a settembre, hanno ammazzato 15 persone. Sono numeri che rendono quasi ridicoli anche i numeri delle morti italiane in Afghanistan. Eppure sui giornali restano notizie brevi, oppure sono notizie per addetti ai lavori. Troppo spesso i giornalisti in Calabria non hanno neanche il tempo di approfondire un omicidio che già devono dedicarsi a una nuova morte. Ci sono 2 aspetti direttamente correlati. Uno è la 'Ndrangheta, l'altro è l'emigrazione. Sono correlati perché 'Ndrangheta vuol dire emigrazione. I giovani della mia terra vanno via, quasi rimbalzati fuori da una realtà che non può appartenergli. Emigrano i giovani dottori, emigrano i professionisti, cercano di farsi una vita altrove perché la difficoltà di vivere in Calabria non può essere nascosta. Sin da piccolo sono stato abituato a sentir parlare di emigrazione. Dalle mie parti una frase come quello lì si è fatto 20 anni di Germania la puoi sentire spesso anche entrando in un bar. Ecco, le parole sono importanti perché farsi la Germania è quasi come farsi il carcere, perché farsi è un termine che vuol dire in qualche modo sacrificio, sofferenza, perché l'emigrazione è anche questo. C'è un recente rapporto che parla di questa emigrazione di massa degli italiani all'estero. Addirittura l'Italia è la seconda nazione nella comunità europea per numero di emigrati. Ecco, questo lo si deve soprattutto alle regioni del sud, parlo della Calabria, della Campania, della Sicilia, dove sostanzialmente darsi un'altra chance vuol dire partire. Nella mia terra c'è una disoccupazione giovanile che sfiora il 70%, i ragazzi si adeguano a precariato, lavoro nero, oppure ci si arruola o nei clan o nell'esercito. È importante anche verificare quanti morti, per esempio, in Afghanistan sono del sud e quanti del nord. Questo dà un quadro chiaro di un federalismo che probabilmente già esiste. Il Corriere della Sera tempo fa pubblicò appunto la mappa delle morti italiane in Afghanistan e il sud era un inferno di punti rossi. E questo è dovuto appunto anche a questa disoccupazione fortissima, e quindi un giovane che magari non riesce a trovare un'alternativa spesso finisce nell'esercito. Spesso finisce anche in un altro esercito che è quello dei clan. Parlo di esercito perché per me la 'Ndrangheta è guerra. So che è una terminologia un po' forte, però in un posto dove muoiono 50, 60, 100 persone ammazzate in un anno non si può parlare d'altro che di guerra. Se passasse questo messaggio, cioè se dicessero tutti quanti che in Calabria c'è la guerra, forse la 'Ndrangheta e tutte le altre organizzazioni criminali che devastano il sud verrebbero affrontate in modo diverso. Mi è capitato spesso, lavorando in un giornale in Calabria, di ascoltare critiche verso chi parla di 'Ndrangheta, verso chi la racconta, chi la scrive in un libro, chi la racconta su un giornale. Perché anche i calabresi onesti, forse inconsciamente, per amore per la loro terra, reagiscono a volte in modo sbagliato a questo tipo di notizie. Mi hanno detto spesso sì, la 'Ndrangheta esiste ma c'è sempre stata, non è un vero problema, oppure no, ma quale 'Ndrangheta? La 'Ndrangheta è dappertutto, la mafia siete voi giornalisti, voi scrittori. Questa è una reazione molto frequente ed è dovuta soprattutto al non voler affrontare il problema, ma allo stesso tempo genera un altro effetto che è quello di quasi voler dire a chi ne scrive di non scrivere più. È un invito indiretto a non scrivere più di certi argomenti.
Penso che un aspetto importante sia quello di considerare la 'ndrangheta come fenomeno internazionale e non più calabrese. I numeri delle inchieste recenti in Lombardia sono spaventosi. In Lombardia ci sono 16 locali di 'ndrangheta e quando ho sfogliato l'ordinanza del processo infinito mi sono reso conto che non c'è poi troppa differenza fra la mia terra e la Lombardia dove adesso vivo. Ci sono 16 locali di 'ndrangheta e ci sono 500 persone, secondo il procuratore Cassini, che appartengono ai clan e si muovono in Lombardia. Molto spesso hanno accento lombardo, non parlano più calabresi, magari in Calabria non ci sono neanche nati perché sono figli di emigrati, oppure sono persone che hanno trovato appoggio nella criminalità organizzata calabrese proprio qui in Lombardia. In Germania ci sono stato dopo la strage di Duisburg per raccontare come la città tedesca avesse metabolizzato quella strage. Ecco, quello che mi ha stupito è la totale assenza di cognizione da parte dei tedeschi. Ho chiesto ad un poliziotto dove si trovasse il locale da Bruno dove è stata compiuta la strage e mi ha risposto con ironia parlandomi del luogo della pistola. Ecco, per loro la 'ndrangheta è un fenomeno folcloristico, non sanno neanche che invece è lì che i clan calabresi investono anche in borsa, costruiscono i loro palazzi e detengono il mercato internazionale degli stupefacenti. Porto di Gioia Tauro per molti è nato esclusivamente per il traffico della cocaina. Ecco, questo non lo so se è vero, però è sicuramente vero il fatto che al porto di Gioia ci sono sequestri ingenti di cocaina, sequestri che rendono quasi ridicoli i numeri dei sequestri che avvengono anche in Lombardia. L'altro giorno in Lombardia hanno sequestrato 54 kg di cocaina e sembrava un evento. Al porto di Gioia ne hanno sequestrato anche 10 tonnellate a volte. È un po' una zona franca dove arriva di tutto. Alcune inchieste hanno confermato che far approdare in Italia sostanze stupefacenti o comunque materiale illegale non è molto difficile. Quante volte ci hanno detto che alla fine la 'ndrangheta o le altre organizzazioni criminali sono dei fenomeni che riguardano solo chi ne è direttamente coinvolto? Ecco, questo penso che sia sbagliatissimo e voglio approfittare di questo spazio che Beppe ha deciso di darmi sul suo blog per ricordare un ragazzino di 11 anni, Domenico Gabriele di Crotone, per tutti gli amici Dodò, che è morto qualche anno fa mentre giocava a calcetto. Ne parlo dentro Faide di questa storia. Domenico era un ragazzo come tanti, un ragazzo di Crotone che pensava al pallone e sognava Alessandro Del Piero. Ecco, giocava nello stesso campo, in quel momento stava giocando un obiettivo dei killer. Hanno sparato, hanno fatto fuoco, hanno ferito 11 persone, tra le quali Domenico, che dopo 3 mesi di agonia in ospedale è morto. Aveva 11 anni e Domenico con la 'ndrangheta non c'entrava niente. Love.